Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video da Cristander. Qui oggi vedremo una modalità diversa. Vedremo qualcosa che finora non è mai stata troppo. Non è stata mostrata. Insomma, bene, diciamo. Allora. Oggi siamo qui per su suggerimento di mio fratello per fare questa modalità dei robot tipo torre, diciamo. Aspettate, qua c'è la notifica. Può fare il dato per andare nella casella e prendere un po', perché di questi qua, perché ormai il puzzle l'ho finito e quindi non mi servirà più a nulla, insomma. Andiamo un po' di diamanti ed evoco, cioè quello che è, e ho trovato nulla di che. Portiere, sti cosi viola, attimo. Quanti ne ho tenuti, visto che non posso vedere, non ho tenuto ancora questa cassa perché non ho cercato nulla di come si potenzia, no? Dovevano abbastanza cose viola, che non so come si chiamano, vediamo un po' come si chiamano. Cristalli della forza, ok. Ne ho 34.200 e ne ho bisogno di. Ai ai ai. 40.000 e qualcosa. 40.000. Sono quasi arrivati finalmente, no, non credo. Molto bene come si ottengono, è quello che è. Questo almeno uno di due, tre. Può vedere come si fa a pensare un personaggio dopo che è arrivato appunto a leggendario. Perché non avrei altro da potenziare, insomma, praticamente. Con quella cassa, quindi nemmeno la sto usando. Allora, siamo qui per vedere questa modalità. Ho finito la missione. Eccola qui. Relitto macchine. Siamo qui in un punto. Non mi ricordo se l'ho già fatto intravedere magari tempo fa, però l'obiettivo stavolta è fare un po' di piano, non so nemmeno io quanti. Vedremo. Che purtroppo qui puoi diventare forte quanto vuoi, ma non basterà, ragazzi, non sia quello che devi o no. 4600, mettiamo lui magari, no? Ah, non puoi. Ah, ok, devi usare questi o questi o questi. Boh, non lo so, diciamo che però lasciamoli così. E andiamo e facciamo questa torre che purtroppo si arriverà ogni volta. Quindi ci accumula 50 materiali macchine oggi, dice. Non so cosa intenda, sta pure a per due. E boh, fra 8 ore e 21, come vedete, si riavvierà da zero sempre. Non so cosa vuole, non so cosa intenda, ma non lo so. Vediamo un po' quanto è diverso. 15 boss. Purtroppo non importa quanto diventare forte. L'unico modo per diventare più forti con i robot è uno solo. Allora faccio vedere un attimo. Perché quando ci sarà bisogno di saltare non salterò. Come vedete sono anche battaglie umane purtroppo. E dovete combattere con questa squadra. Io qui ho una squadra pessima. Mettiamo la mia nuova squadra. E vediamo un po' chi è il re stavolta, fino a questi inetti. Sono molto forti. Ma non contro questo. Ciao ciao. E anche qui mi piace sfidare i robot ogni tanto, diciamo. Come vedete io li posso saltare perché, appunto, li ho già fatti in passato. Quindi forse l'obiettivo è arrivare a nuovi posti dopo aver sfidato tante cose. Battuto. Vedete che si velocizza. Ecco, come vedete potete ottenere dei frammenti di robot ogni volta che farete questi livelli, quindi già una buona cosa. Ottenendo determinati frammenti di quei robot lo sbloccherete prima o poi.
Come vedete qua sono un livello troppo alto ed è un problema, non è che mi piace molto infatti, sinceramente. Carini, peccato che non ce li ho sti robot. Diciamo che fino a quando andrà così non ci sarà nessun problema. Scusate per quel problema dell'altra volta degli ultimi 4 minuti, ma purtroppo nemmeno io so cosa dire, cosa è successo. Io spero che non succederà più perché ora mi sono rotto certe sciocchezze. Quindi spero che non sia un problema ora. Spero che non, purtroppo non riesco a capire qual è il problema tra il registratore, appunto, Mobizen, l'editore di video che è YouCut. Non ne ho la minima idea se uno di loro è il problema o se è proprio YouTube, ma non credo, non lo so. Ecco, vedete, qui purtroppo non posso saltare la battaglia, quindi significa che non ero mai arrivato. Diciamo di vedere di continuare fino a quando non sembrano troppo più forti, vedete? Purtroppo sono molto alti e non va la cosa. Perdo troppa vita, vedete, cioè. Non sono standard, diciamo. Però i miei pugni e qua riescono a farsi valere sempre. E come vedete sto a 78-500. Quindi intendo che se io arriverò in quella barra la cosa finirebbe non. E sarebbe, diciamo, finito se si dovrebbe riavviare. Io non so quanto sia questo posto, però è noioso quando non si fidi i robot. La solita battaglia. Io fino a quando vedo che non sa che salvano questa mossa non mi preoccuperò di nulla, mentre. Ecco, vedete anche i robot che iniziano a salvarsi qua. Ehi, una bella martellata lo chiude. Devo arrivare a 150 metri. E infatti vedete mi ha dato roba per forse evocare, non lo so, sarebbe più bello così. Che non voglio spiegare diamanti per i robot. Spreco, diciamo. Ok. Ecco, come vedete siamo qua nella quasi arrivati a 150 e poi vediamo cosa accade. Ecco qua, siamo arrivati a 150 e ti dice che gli obiettivi di oggi stai completati. Vediamo un po' cosa ci ha dato. Sì, possiamo reclutare per i robot finalmente. Addirittura un'evocazione da 5, quindi andiamo. C'è una cassa grossa.
frammenti, 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 frammenti e... ho trovato un robot ripetuto. I robot... i bot già sintetizzati verranno direttamente trasformati in frammenti. E infatti, ecco qua. Possiamo fare un'altra evocazione da uno. Ecco da, ovviamente. Ho un'altra cassa grossa, ehi! Un altro bot ripetuto. Ok, va bene. Insomma, vediamo un po'. Oh, ok, bene. Abbiamo i frammenti necessari per sbloccare un altro bot. Eccolo qua, laser. Bloccato! Bene. Oh, possiamo potenziarlo. Non con i diamanti. Anche se ne può potenziare solo 4, vabbè dai. E con questi qui. Così. Oh. Oh no, ok, intendo quello. Sta pensando, sì, ok, sono 7. Quello 8. Cos'è questa roba? Ci pensa a ricerca. No. Vedete qua, ne ho molti da usare. Io ho fatto arrivare lì allo 22, dai. Vediamo un po' se possiamo fare con... ok, lui già 22. Lui 19, ok, ci portiamo al 22. Portiamo al 22 anche lui. E lui sta al 23, vabbè, anche okay. Portiamo tutti al 23. Ecco qua, eccoci, perfetto. Da tutto quello che ho accumulato ci voleva proprio. Mi mancano 7 bot e uno è quasi ottenuto, come vedete. E anche un altro, quindi ci sta. Gli altri purtroppo, i loro frammenti sembrano che non siano stati ottenuti, vabbè. Andiamo avanti, ok, non pensavo, era carino alla fine questa modalità. Peccato che non l'ho mai calcolato tutto sempre. Quindi fra 8 ore si riavvierà e continuerà così. Siamo 150 su 500, andiamo avanti. E vediamo un po' come li distruggiamo stavolta. Perché posso mettere solo 2 bot, però? Non capisco. Infatti siamo sul piano 22. Non capisco. Devi metterli in squadra, non vedo. Li puoi bloccare. Beh, ovviamente ne ho uno solo, di chiunque. Ci mancherebbe altro, che altro ci dovrà? Non capisco. Non capisco, ragazzi. Non ti spiega nulla, non capisco perché puoi mettere solo 2 bot. Ah, ok. Ok. Che non puoi scegliere altri bot, tipi di bot per questo. Questo livello, diciamo. Quindi ok, meno male che ne ho trovato un altro, così almeno si può andare più avanti facilmente. Non ci batterai debole. Ok, distrutto. Abbiamo preso altri frammenti. Andiamo avanti. Mannaggia le battaglie noiose. Ma non ci va, i nostri obiettivi sono solo i bot, questi qua. Devo togliersi dai gangheri, eh. Come vedete non sono deboli purtroppo. Lo fanno arrabbiare tornado, li spassa via immediatamente. Come vedete la può salire, ma non mi interessa. Ok, possiamo mettere tutti i bot, vai. Anche quello lì che stiamo quasi per ottenere. Distrutto con una bella martellata.
purtroppo potremmo avere seriamente problemi con questi qua. L'obiettivo sarebbe di avere una specie di checkpoint statore per non farlo riavviare tutto subito e magari iniziare da piani un pochettino più alti se ci devo tornare. Magari quando ho tempo. Ok, siamo quasi a 200. Possiamo usare solo questi due bot. Oddio. Siamo a 200. Vedete ormai la mia tornata è praticamente buggata, non capisco cosa. La mossa gli torna come nulla. E li spaziamo via ancora una volta. Un'altra battaglia contro questo aereo battuto. Mamma mia che spreco, vi ho fatto perdere 16.000, mamma mia. Brutto spreco ragazzi. Ci abbiamo verso i 300. Intanto lag, scusate. Spero, come ho già detto, che non c'è il problema di fare dei video, perché non saprei come risolverlo. Oddio, attenzione, no, ci riusciremo. Fantastico. Il nostro bot martello è letteralmente impazzito. L'ha disintegrato a son di martellate. Battuto, ok, perfetto. Ci può andare ancora avanti. Oddio, sono rossi o sono bianchi? Nemmeno li ho visti. Quello è tornato, è già pronto a spazzarli via. Ce la fanno arrabbiare. Maledetti. Sparite, mi siete proprio meritato. Non ce l'ho di poco. Allora, credo che quando incontrate una battaglia col bot vi faccio salire molto molto di più la quella barra. Aspetta che ora la leggo. Via. Accumulazione. Non so, questo dice 2 contro 1. Addio. Ti becchi in bar 14.000 e ti rompi. Ok, siamo quasi a 300. È un po' lenta la cosa, è noiosa. Che piano siamo? Siamo al piano 37, ok. Insomma, piuttosto debole questo, certo. Con la mossa ha fatto vedere soltanto 5.000, quindi attenzione a lui. Sembra davvero scarso. Ok. Ok, ecco un altro bot, boss, questo è molto più forte. Riusciamo il nostro martellone a batterlo. Decisamente sì, guarda. Lo stavo proprio sopravvalutando i nemici e sottovalutando i miei. Siamo a 300, al piano 40. Vedete che sono molto più forti, infatti
Cerchiamo di vedere di che colore sono. Oh no, ci ha fatto a noi, dannazione. Ma il suo è molto più debole del mio. Io che spreco per due cretini che hanno già perso ormai. Dopo che l'elitto macchina si resetta, i giocatori iniziano dal piano. Dopo l'ora secondo. Dopo l'ora secondo ultimo punto di record. Esempio, se completi il piano 82, il tuo ultimo record di punti era piano 80. Il tuo secondo record era piano 70. Dopo reset, allora tornerai al piano 71. Secondo record, mi chiedo cosa intenda con record. Spero non intenda gli obiettivi, ragazzi. Cioè, è un problema. Ok, 2 contro 1 ancora, vai. Non sembra ci danno problemi per ora, cioè Dio, sono proprio deboli. Battuto. Un altro bot. Avanti, bei frammenti stiamo prendendo. E ora questa modalità veniva calcolata. Distrutto. Anche se ovviamente come vedete è molto debole. Oddio, non l'ho visto. Sono ancora rossi, quindi leggendari. Plus. Non è troppo preoccupante perché ne ho tre bianchi, addirittura. Diciamo che ci vorrà ancora un po' prima che ci battano seriamente. Addio. Tappo debole, ragazzi, tappo. Sono davvero scarsi e non hanno speranze continuando così. Attenzione, attenzione. Abbiamo Magic Man. Mitico, bianco, arcobaleno, insomma, eccolo qui, il primo avversario. Non è molto forte, ma ovviamente significa che stiamo arrivando a qualcosa di forte. Infatti già solo per esempio di completare il piano 82 aiuta. Non vogliamo sapere quanto sono forti e fra quanto ci arriviamo. Togliamoli di mezzo, eh. Ok, ci avviamo verso il 400. Oh, 5 contro 2, ok. Addio. Non hai speranze. Oh, che paura. Battuto! Un bel laser. Sconfitto, rotto. Quelle non sembrano avere speranze di batterci per ora. In più, dato che è una modella che figura ogni battaglia, non ci sarà problema. Non sa qualcosa di chi dura dura e rimane, cioè no. Probabilmente è eliminazione diretta, insomma, di perdere. Dovrà riavviarsi prima di poterlo riutilizzare, secondo me. Però è un problema visto che non ci sono personaggi. Oh mio Dio, l'ho distrutti. In prestito. Battuti, ok, via. Siamo arrivati al piano 48. Che paura. Bel uppercut di Bang conclude la battaglia. Oh ragazzi, abbiamo un doppio boss da qui in poi. Uno solo lui, mi chiede se lo batte. Vai fare la mossa. Ok, addio, perfetto. Boom boom boom. Distrutto, grosso. Ah, ma a quanto pare potevo scegliere il boss, quindi capisco. Bene. Pensavo andavamo a battere tutti e due. Mi ricordava un caro vecchio gioco di nome Sensei Awakening. Ma no, non era così. Dovevo spinto a scegliere un boss e andare avanti. Non so perché, ma me lo ricordavo lui. L'ho tolto quella più pericolosa.
Non sembra che abbiano ancora speranza di batterci. Non riescono a fare perdere tutta sta vita ora. Ecco qua, di nuovo un boss da scegliere, quindi ora noi vediamo. Sì, loro due contro lui ci sta. Lascio stare l'altro direttamente. Sembra che stia iniziando ad avere speranza. Sprego, ma lui fa perdere 4.900, quindi non è proprio forte. Oh. Ok, un altro boss da scegliere. Scegliamo lui stavolta perché è più debole, sì. Faccio sta, vai. Distrutto! 13.000 con un solo colpo, oddio. C'è arrivato a 400 superato, scusate, non me ne ho accorto. Quindi stiamo arrivando alla fine. Di cosa può dire quando arriva a 500? Secondo me intende che non può più fare piani. Purtroppo sono arrivato in un brutto momento qui, ma c'è anche la torre standard che non sto facendo, abbiamo 5 dividitori. In cui normale sono arrivato molto molto più avanti. Sparite, non sai per tempo. Mi guardo se me ne avevo già parlato. Aspetta, vi faccio vedere un attimo magari. Che spreco. Eccola qui. Prova estrema, insomma. Abbiamo la versione delle armi, la versione tech, la versione fisica, la versione fisica e fisicità. Oh mio Dio, non stavo sentendo. E quello standard, ecco qui, sono arrivato a livello 201, ragazzi, da fare. Quindi torniamo qui. Come vedete possiamo già ottenere varie cose, ma intanto arriviamo a 500 qui. Ce la farà? Forse sta ancora a livello 14, non me ne ho nemmeno accorto. Ecco perché non ho speranza di batterci, ragazzi. Appena arriva la mossa a lui, lui lo spacca, che è di livello molto più alto. Boom, boom, boom. Non ti avete fatto vento. Siamo a 450, qua iniziano seriamente i primi leggendari. I primi mitici. Arcobalenati. Un boss solitario tra loro due. Bene. Oh no, che se no nemmeno la provo, Dio mio. Voglio vedere se trovo magari un nuovo bot, che a quanto pare sì. Ne possiamo più evocare per stavolta, come vedete. Ogni volta che si riavvia si potrebbe sempre fare. Battuti! No, quasi. Battuti. Bene. Andiamo a vedere un attimo i robot prima di concludere. Ok, abbiamo i frammenti necessari per sbloccare anche questo bot. Eccolo qui, cannone. Questo sì che è buono, ragazzi, pensiamolo un po'. Ventitré anche lui, eccolo qui. Vediamo ora se lo possiamo provare o no. L'altro che sta per essere ottenuto invece è sega elettrica. Quello che sfidiamo sempre, insomma.
sembra più forte di tutti sia Terremoto. E appunto noi purtroppo abbiamo soltanto bot azzurri per ora, quindi deboli. Quindi, come si chiamano? Non ve lo dice. Comuni, insomma. Abbiamo dei tipi falliti che non so come leggerli. Il tipo misti, diciamo, il tipo ingranaggi, il tipo pianeta, non so cosa si intenda qui. Non può fare altro, quindi concludiamo qui sfidando un bot che mi fa usare un nuovo, ok, lui col cannone, vediamo un po' come va. Oddio, non lo farà combattere, ragazzi. No, boom, ne ho fatto perdere molto perché non mi sembra buono, infatti, sì. Però vabbè, qui abbiamo quasi concluso. Battiamo e vediamo cosa accade. Una o due battaglie abbiamo fatto. Quelle ormai sono molto abbastanza forti, quindi finalmente ci sta. Ci sta di non averla toccata tutto questo tempo questa modalità, perché ora siamo veramente, veramente più forti, ragazzi. Infatti non riesco a battermene nemmeno uno finora. E ecco probabilmente questa è l'ultima battaglia. Scegliamo il boss. Lui. Siamo 3 contro 1. Wow, ciao. Abbiamo quasi già battuto. Ok, capisco, finito. Io credo che questo sia il primo checkpoint, come vedete, da 0 a 1500 evita questi due. Insomma, sono andato da nazione, non l'ho letto, e siamo a piano 62, non male davvero, ragazzi. Non ho ottenuto altro, purtroppo. Non posso evocare perché ci vorrebbe 300 per fare solo uno, un reclutamento singolo. Quindi bah, sì, è carino. Spero che non mi si arriverà subito, perché sono arrivato fino a qui. Anche se, oddio, c'è un bot, c'è un boss bot, non posso non lasciarlo. Sfidiamolo, vediamo se sono ancora forti qui. Sì, sembrano molto più forti adesso. Battuto. Maledetto. Ok, ora rimaniamo con questi. E chi ha voglia di arrivare a 1500, aiuto, ragazzi, guardami. Cioè, di qui si era avviato, spero che non sia stato un problema. Non mi ha dato ricompensa, ok. Ecco qui. La tua gilda attuale ha accumulato il set. Quindi immagino che lo darà a tutti i membri della gilda. Di pezzi macchia, tutti i membri otterranno i seguenti riguardi. Ricompense. Capisco. Tanto qui ci dà altre robe, quindi possiamo ancora evocare, ragazzi. Reclutare. Bene. Abbiamo veramente un altro eroe inutile. Ma qualcosa può servire. Ok. Una da uno, vabbè. Vediamo se troviamo dei buoni frammenti, magari. Ancora una volta. Uno grande. Oh! Abbiamo trovato un intero bot! Sega elettrica! Mamma mia, ragazzi, wow! Che fortuna! Però era quello che... No, non lo era, bene, perfetto. Ma purtroppo è ancora un bot azzurro e quindi ci mancano 5 bot, non capisco perché stanno in questo ordine, di cui ancora 2 azzurri. Ok, pensiamo anche lui fino a livello 23. Anche cosa servono i diamanti, vediamo un po'. Non c'è differenza, è un altro metodo di potenziamento, insomma. Eccoci qua, perfetto. Dato che abbiamo abbastanza, io direi di fare reali, magari, se possiamo,
Tutti a livello 30, vediamo un po'. Queste stanno migliorando molto. Stato che però non lo potevo provare purtroppo. Oddio ragazzi, come siamo rovinati, mamma mia, con questi cosi. Questi oggetti. Stanno finendo tutti, ora almeno abbiamo capito a cosa servono. Bene. 30 tutti e 7. Abbiamo avuto molta fortuna, siamo diventati molto più forti. Sono tutti su 7700 e vabbè. Ci sta. Spero che diano abbastanza per quello che dovrebbero fare. Tra voglia di arrivare fino a lì, purtroppo non ce n'è nessuno. Ok, abbiamo ottenuto altri di questi. E basta, ok, perfetto. Questo era il video. Spero che sia stato utile, spero che non avrà problemi di caricamento e tutto. E noi ci vediamo al prossimo video, il prossimo giovedì, se tutto va bene. Ciao a tutti da Cristante. Ciao!